Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video di questo canale. Ci sarà poi un video in futuro in cui vi spiegherò meglio in che cosa consiste questo canale. Comunque, se non spacchetto questo Avermedia Live Gaming Portable è inutile andare avanti, per cui questo sarà il primo video e andremo appunto a vedere questo prodotto. Si tratta ovviamente del famosissimo Avermedia, quello che fa l'HDPVR. Questo prodotto però, come vedremo tra poco, è veramente comodo perché è, come suggerisce il nome portable, molto piccolo e molto comodo da utilizzare e si può utilizzare senza il computer. Allora, andiamo un attimino ad aprire la scatola, lasciamo un attimo da parte. Qui ci sono delle informazioni rapide della serie che il computer dovete avere per poter utilizzare la Avermedia senza problemi, e qui null'altro di interessante a parte il fatto che c'è un bonus, come vedete qua, di 3 mesi per il programma XSplit che serve per fare dei live. Questo è il piccolissimo Avermedia Live Gamer Portable, ancora impacchettato. Qui abbiamo l'ingresso per la per l'SD card. Come vedete qua si consiglia quella da 10, che sarebbe diciamo un'unità di misura che spiega la velocità di acquisizione che ha quella di trasferimento dei dati che ha quella scheda, e quindi averla 10, cioè una classe diciamo migliore, comporta avere dei video poi che non avranno problemi di scatti piuttosto che dei problemi di acquisizione delle immagini rispetto all'acquisizione audio, e quindi si va sul sicuro. Ora magari funziona anche con quelle di classe inferiore, però si prende quella di classe 10, si va sul sicuro. Invece abbiamo lo switch fra il computer o la scheda, quindi se la utilizzate attaccata al computer si switcha in questa parte, se invece non avete un computer vicino al televisore e registrate sulla scheda, switchate così. Questa è la presa micro USB per attaccarlo al computer. Qui abbiamo invece le classiche porte, le due HDMI in entrata e in uscita, i cavi audio e la VIN. Questo è il tasto di accensione e di spegnimento nel momento in cui si registra. Togliamo intanto questa cartaccia, così ve lo faccio vedere un attimino meglio. Ovviamente non è venuta via tutta insieme. Eccolo qua. Anche perché direi che è abbastanza bello. È finita abbastanza bene. Continuiamo adesso con quello che contiene ancora la scatola. Alziamo questo ripiano. Questa, ragazzi, è la... Oddio, vediamo di farla uscire. Eccola qua. È il libretto che contiene il codice per usufruire dei 3 mesi di XSplit. Andiamo oltre. Io è tutto incastrato proprio. Ah, benissimo, diamo un minimo di ordine. Ok, apriamo la scatola che probabilmente conterrà tutti i cavi. Allora, questa è la sua, diciamo, astuccetto per portarla in giro, molto comodo. La rimettiamo nella scatola. Allora, questo è il cavo AVIN, quello con la presa per registrare da PlayStation 3. Questo è un doppio jack da 3,5. Questo è un cavo HDMI, ragazzi, è diciamo decisamente corto, però una volta che questa è collegata vicino alla console, sarà poi il secondo cavo HDMI in uscita ad essere abbastanza lungo da arrivare al televisore, per cui non sarà un grosso problema. E questo è un cavo USB normalissimo per attaccarlo al computer. Questi sono cavi audio, cavi video, scusate, sempre con ingresso AVIN.
In fondo alla confezione, ragazzi, troviamo ancora il libretto di istruzioni, ovviamente anche in italiano, che ci spiega in che modo collegarlo, ma è veramente semplice capirlo. E questo credo che sia il sì, si trova sempre il manuale in questo, a questo indirizzo. E niente, ragazzi, questo qua diciamo che è uno dei migliori prodotti attualmente disponibili per registrare i vostri gameplay, e non costa neanche tantissimo, nel senso che sono andato a vedere attualmente, cioè proprio oggi, a quanto era venduto, e su Amazon.it si trova sui 130 euro, massimo 140, 145. E avete un prodotto veramente valido che registra senza l'ausilio del computer a 720p 60 frame per secondo, oppure collegato al computer 1080p 60 frame per secondo. Concludiamo questo video, ragazzi, facendovi vedere quelle che sono le schede di memoria che legge la Vermedia. Come vi avevo detto, la cosa importante da vedere è questa, la classe, vedete? Class 10. Queste sono le SD che dovete prendere per fare in modo che il vostro Live Gaming Portable registri i video senza scatti. Ovviamente vanno benissimo anche le micro SD normali con l'adattatore, perché anche qua state attenti alla classe. Bene, direi che per questo video è tutto. Incomincerò a portarvi qualche gameplay dalla PlayStation 3, aspettando che si tolga il blocco HDCP sulla PlayStation 4, e inseriremo anche con gameplay di giochi della nuova generazione. Per Max è tutto, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, io in qualche modo vi rispondo, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!